La cosa molto importante sarà come quest'ultima dichiarazione verrà recepita a Washington. Questo summit dovrà preparare la strada a un secondo incontro fra Kim Jong-un e il presidente Trump. Gli Stati Uniti ovviamente stanno facendo pressione sulla Corea del Nord perché attui passi concreti prima che ci sia una vera e propria dichiarazione di pace e fine guerra. Moon, da parte sua, si recherà a Washington entro questo mese per riferire all'amministrazione Trump lo stato delle cose e su come pensi andranno i fatti. Questa visita a Pyongyang ha rappresentato un gesto simbolico importante, decine di migliaia di persone si sono ritrovate per salutarlo. Abbiamo assistito a rappresentazioni sincere di affetto fra questi due leader. La domanda delle 100 pistole però resta: come e se questa simpatia fra i due leader possa poi manifestarsi in atti politici reali? Le dichiarazioni finali sono ancora scarse di dettagli e restano abbastanza vaghe. Non c'è uno scadenzario per quanto riguarda la denuclearizzazione e nemmeno quali saranno i passi necessari per attuarla.